La Divina Commedia, il massimo capolavoro della letteratura italiana, è una straordinaria enciclopedia del Medioevo, ancora oggi capace di trasmettere un messaggio universale. La composizione del poema risale agli inizi del 300 e dura circa 15 anni, fino alla morte di Dante nel 1321. Si intreccia con le vicende biografiche del poeta, dalla gioventù fiorentina all'esilio itinerante della maturità e con gli eventi storici di Firenze e d'Italia. Il confronto tra papato e impero, la lotta tra aristocrazia e nuovi ceti urbani. L'opera viene scritta con gesto rivoluzionario nella lingua italiana corrente, che viene così elevata al rango di lingua letteraria. È anche a questa scelta che si deve l'immediata fortuna dell'opera, non solo tra i letterati e la nuova borghesia emergente, ma presso il vastissimo pubblico degli illetterati. Già 40 anni dopo la morte del poeta, Petrarca racconta di aver udito osti e tintori, ovviamente analfabeti, recitare a memoria, storpiandole, le terzine della commedia. Dante definisce il poema commedia perché, a differenza delle tragedie, ha un inizio drammatico e un lieto fine. Dante si è ispirato a una ricca letteratura di visioni dell'aldilà e profezie, come il viaggio di Enea, l'Apocalisse, la seconda epistola di Paolo ai Corinzi e i testi medievali. Un alto intento morale lo spinge. La descrizione di pene e beatitudini servirà a guidare l'umanità alla pace e al bene.